Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i miei amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. E a tutti in questo nuovo video, bene sì, la stagione 4 di Fortnite è ormai al termine, ormai mancano poco più di 3 settimane e finalmente vedremo la nuovissima stagione 5. Galactus è sempre più vicino alla mappa di Fortnite, manca davvero pochissimo e il suo evento sembra davvero imminente. Infatti avete ben poggiarti in questo video andando a provare a vedere tutte le novità e tutti quanti i segreti relativi all'evento di Galactus su Fortnite. Però vi incomincio a vedere appunto tutte queste novità, infatti avevo davvero tantissime altre novità rispetto allo scorso video. Qua ciò vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche, così siete aggiornati su questi tipi di video e live lo skin battaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici e mi fai vedere anche a loro appunto tutte queste novità relative a questo nuovissimo evento finale di Galactus su Fortnite. Quindi partiamo subito e cominciamo subito dando tutte queste nuovissime informazioni e segreti relativi a questo evento di Galactus. Infatti primissima cosa che andremo a vedere in questo video si trova esattamente qui nella sezione pass battaglia. Infatti potete ben vedere il tavolo delle sfide lì dove sono le sfide map è cambiato dopo la scorsa patch. Già era cambiato la patch 14.40 dove appunto mostrava la posizione di Galactus in quel momento sulla mappa, ma adesso invece si va proprio a mostrare dove si trova Galactus in questo momento, però in un modo diverso. Infatti ecco qui, lo so benissimo vedere, sembra che proprio Galactus si trova esattamente sopra le rovine. Adesso è un po' difficile vederlo perché ce lo fa vedere per pochi istanti, però ovviamente appunto questa immagine che ce lo va a mostrare benissimo. Infatti Galactus da questa posizione in questo momento si trova proprio sopra le rovine. Poi ovviamente la sua posizione cambia sempre di giorno in giorno, però in questo momento si trova proprio esattamente sopra il punto centrale della mappa di Fortnite. Quindi probabilmente con la prossima patch 14.60 dovrebbe essere o settimana prossima o massimo l'altra, che dovrebbe essere la penultima settimana di questa stagione 4, appunto avremo un importante cambiamento in questo tavolo delle sfide, che ogni aggiornamento ci va sempre a spoilerare appunto la posizione di Galactus e probabilmente vedremo totalmente il tavolo delle sfide occupato dall'immagine di Galactus, cosa molto molto probabile che ci va un po' ad anticipare cosa potremo vedere magari all'interno dell'evento finale. Eccoci qui, arrivati all'interno della modalità replay. Purtroppo lì sopra a sinistra c'è un invito, però comunque si riesce a vedere benissimo. Infatti ho già detto prima, Galactus si sta avvicinando davvero tantissimo alla mappa di Fortnite. Praticamente dopo la scorsa patch 14.50 di un paio di giorni fa, Galactus praticamente si è avvicinato davvero di tantissimo alla mappa. Infatti guardatelo lì, si può vedere benissimo, davvero benissimo nella modalità replay. Praticamente ci siamo, è quasi arrivato, mancano solamente pochissimi giorni e lo vedremo appunto sulla mappa di Fortnite. Penso il prossimo aggiornamento lo vedremo ancora più vicino, magari esattamente qui dove si trova al momento la lobby, che come già ho detto questa lobby che adesso vedete lì, che sarebbe proprio il Queen Jet, la nave degli Avengers, secondo i file di gioco, secondo appunto ciò che abbiamo trovato nei file di gioco, questa nave degli Avengers si dovrebbe proprio spostare al di sopra della Stark Industries, quindi appunto si dovrebbe spostare esattamente in quel punto e molti leaker dicono che l'evento finale dovrebbe proprio avvenire su questa nave degli Avengers. Quindi vedremo un po' cosa andrà a succedere, ovviamente sapremo di più con la prossima patch. Quindi Galactus, come ho detto prima, è davvero vicinissimo alla mappa. In teoria, come lo vediamo qui, sembrerebbe proprio che si trovi dove sono anche quelle altre piccole isole, e qui è davvero vicinissimo, si può vedere davvero benissimo in questo modo, cioè dalla modalità replay, soprattutto quando non c'è il tramonto, che in questo caso c'è un po' di colore qui del tramonto, si può vedere anche il rosso della sua armatura, di cosa indossa. Quindi è davvero una cosa molto molto bella. Infatti all'interno dei file di gioco abbiamo anche trovato ulteriori immagini relative a Galactus, che sono esattamente queste qui a schermo. Infatti dopo la scorsa patch si è proprio avvicinato molto molto di più. Infatti prima di questa patch, che è stata settimana scorsa, appunto Galactus lo potevamo solamente visionare in 2D. Adesso con la scorsa patch che è venuta un paio di giorni fa, invece possiamo ben visualizzare Galactus in 3D, come si può ben vedere. Infatti
infatti praticamente riusciamo a vederlo benissimo in tutti i suoi dettagli. Quindi praticamente è davvero vicinissimo alla mappa e ogni singolo giorno sta continuando ad avvicinarsi. Quindi aspettatevi tantissime novità che cambieranno molto molto presto, perché praticamente Galactus è quasi arrivato sopra la mappa di Fortet. Altre novità che abbiamo è che appunto all'interno dei file di gioco abbiamo anche trovato le texture riguardanti al countdown dell'evento. Infatti, come ben sapete, ogni singolo evento, un paio di giorni prima, una settimana prima, due settimane prima, in game appare sempre il countdown dell'evento. Infatti, dopo la patch di un paio di giorni fa, abbiamo trovato i file di gioco esattamente queste due immagini relative al countdown. Ma la cosa più bella è che esattamente ieri, barra l'altro ieri, all'interno dei file di gioco abbiamo trovato appunto il countdown ufficiale, esattamente il video di come sarà il countdown durante l'evento. Infatti, quello qui, questo countdown apparirà molto molto presto all'interno della mappa ed è quello ufficiale di questo evento. Al momento ancora non si sa quando dovrebbe apparire, la data in cui apparirà questo countdown nella mappa e soprattutto neanche in che posizione apparirà. Ma girano alcuni rumors, alcune persone dicono che questo countdown potrebbe attivarsi e potrebbe comparire all'interno della mappa esattamente fra 6 giorni, quindi esattamente sabato prossimo potremmo vederla all'interno della mappa. E secondo molti rumors l'evento, la data dell'evento potrebbe essere sabato 21 novembre alle ore 20. Ovviamente sono tutti quanti dei rumors, non è niente di certo, quindi non credete a queste cose. Se queste date verranno confermate vi porterò un video qui all'interno del canale, ma al momento non ci sa ancora se fra 6 giorni apparirà il countdown e se il 21 novembre alle ore 20 sarà l'evento. Sono solamente rumors e cose che girano appunto e dicono molte persone. Quindi al momento ancora non si sa certamente, quindi mi raccomando, credeteci però non credeteci tanto. Quindi appunto Galactus è sempre più vicino alla mappa di Fortet. Probabilmente la prossima patch 14.60 avremo tutti i file completi dell'evento, perché il prossimo aggiornamento dovrebbe essere proprio l'ultimo riguardante questa stagione, che arriverà in questa stagione. Al mio che non ci sarà una patch 14.70, ma la vedo molto molto difficile perché appunto Fortet non l'ha progettata. Quindi prossima patch 14.60, che arriverà o settimana prossima o al massimo l'altra, avremo appunto tutte quante le informazioni necessarie di questo evento e probabilmente Galactus sarà davvero vicinissimo all'interno della mappa, più vicino di quanto lo è ora. Infatti probabilmente lo vedremo in questa zona. Quindi fai sapere se anche voi siete magari in hype per questo evento. Fortet ha già incominciato a lavorare alla prossima stagione, cioè praticamente già l'ha conclusa, perché appunto nei server test Fortet ha già rilasciato la patch 15.00, e sarebbe proprio la patch della nuova stagione 5, e ha già iniziato a lavorare per la patch 15.10. cioè già Fortet sta lavorando per il primo aggiornamento della prossima season. Quindi appunto vedremo un po' cosa succederà nella prossima stagione, soprattutto a che tema sarà, perché appunto visto da quanto ha detto Donald Mustard, la Marvel dovrebbe rimanere all'interno della storyline di Fortet per un altro paio di tempo. Questa collaborazione dovrebbe durare ancora per molto. Quindi fai sapere cosa pensate qui sotto nei commenti, che Galactus è quasi arrivato alla mappa, se siete in hype per questo evento e se non vedete l'ora appunto che arrivi. Comunque vi aggiornerò ogni singolo giorno se dovessero esserci altre novità riguardanti questo evento, quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia informato su questo nuovo evento di Galactus in arrivo molto molto presto entrare nella mappa. Abbiamo visto il nuovissimo countdown, abbiamo visto tantissime altre cose. Se questo video vi è piaciuto, al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi video e live lo skin battaglia. Infine condividete questo video a tutti i tuoi amici e mo fai anche a loro appunto tutto questo nuovissimo evento di Galactus su Fortet. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.